Bar Giomba. Attualità, ospiti, allegria e tanta buona musica. Conduce in studio Giomba. Bar Giomba speciale, cronache dalla quarantena. Ben ritrovati, un caldo saluto logicamente dal vostro Giomba che vi parla all'interno delle quattro mura presso il quale sono confinato io, insieme naturalmente a tutti quegli italiani di buona volontà e di buon senso che hanno compreso, mi auguro, che non c'è nulla da scherzare in questo preciso momento. Vi dicevo, speciale cronache dalla quarantena, ci sentiamo e ci aggiorniamo su una situazione che purtroppo continua a destare preoccupazione, continua a darci non pochi grattacapi. Soprattutto voglio condividere con voi la mia totale indignazione nel momento in cui sto realizzando questo podcast. Sono le 18:42 del 14 marzo di sabato, e ancora un buon ascolto a tutti coloro che appunto mi stanno ascoltando. Sono veramente indignato, sono veramente deluso, sono veramente scoraggiato dal comportamento stupido, perché non si può descrivere in nessun'altra maniera, dal comportamento stupido ed irresponsabile di coloro che non hanno ancora capito che bisogna stare chiusi in casa. Cazzarola, ma ci vuole tanto a capirlo? Bisogna stare chiusi in casa. Se non si sta chiusi in casa, non finirà più questo disastro, non finirà più questa tragedia, e continueremo in eterno, in eterno, in eterno a parlare di morti, a parlare di contagiati, a parlare di tamponi. È ora di darci un taglio, è ora di dare un taglio a questa stupida iniziativa di prendere i treni, scappare. Attenzione, io non sono assolutamente una persona, e come dire, poco consapevole, una persona che giudica, perché comprendo perfettamente che cos'è la paura, ma tutti noi lo comprendiamo in questo momento che cos'è la paura. Figurarsi se tutti noi non abbiamo paura in questo preciso momento. Però ragazzi, io non posso esimermi dall'incazzarmi quando leggo che ci sono persone che prendono il treno dalle vecchie, da quelle che venivano definite fino a qualche giorno fa zone rosse, per scappare verso il sud. E allora a questo punto, e lo dico apertamente assumendomi la responsabilità, che si blocchino i trasporti regionali, tanto c'è la quarantena. Posso capire coloro che giustamente, lavorando, magari hanno bisogno dei trasporti provinciali, dei treni provinciali, lo posso capire. Ma non c'è nessun motivo di tenere dei treni che partono dalla Lombardia, da Milano Centrale, per giungere alla stazione di Palermo Centrale, a Reggio Calabria. Non c'è nessun motivo. Bisogna stare in casa. E a me non interessa che la gente non lo capisca. E lo ripeto a dire di nuovo, posso sembrare magari molto risoluto, posso sembrare anche in questo momento spietato, posso sembrare senza cuore, lo capisco che non è, affatto bello dire queste cose, perché vi assicuro che me ne rendo conto. Però ragazzi, ci vuole davvero una presa di coscienza da parte di tutti. Altrimenti stiamo solamente scherzando, altrimenti siamo qua veramente a perdere del tempo, altrimenti siamo qua veramente a fare finta di niente, a perdere i giorni, a fermare l'economia inutilmente. Nel frattempo, mentre vi parlo, TGCom ha un lancio di agenzia con un aggiornamento sulla questione Covid, vi ricordo, aggiornato al 14 marzo, ore 18:45, mentre che sto registrando. 17.750 casi positivi, in aumento di 2.795. 1.441 morti in tutto, 1.518 contagiati in terapia intensiva, pari al 10%, 1.966 guariti, ma 175 morti nelle ultime 24 ore. È questa cosa davvero che ci spinga a riflettere, davvero che ci spinga a capire, davvero che ci spinga a renderci conto che dobbiamo
stare a casa. Dobbiamo stare in casa, non c'è altra soluzione. Scendiamo, compriamo quello che è lo stretto necessario e basta. Stiamo in casa. Non c'è da scherzare con questo problema. Non c'è assolutamente da scherzare. Cronache dalla quarantena. Ci risentiamo tra un po', ci ascoltiamo un po' di musica e ripartiamo, continuando un po' a commentare la situazione attuale del Covid-19 in Italia e non solo. Bar Giomba. Anche dalla quarantena siamo ancora insieme, io naturalmente sono Giomba e questo è il Bar Giomba in questa edizione assolutamente speciale riguardo all'emergenza coronavirus, edizione speciale che continuerà fino alla fine della quarantena, speriamo presto, ma purtroppo, come vi dicevo, i dati sembrano davvero spingere in direzione contraria e come vi dicevo nel primo blocco, è difficile non perdere la pazienza di fronte a comportamenti totalmente irresponsabili, perché non c'è altro modo per definirli. Lo ripeto, capisco queste persone, mi metto realmente nei loro panni. Capisco la loro paura che li spinge a salvare la pelle, ma capisco anche che si tratta di un comportamento irresponsabile. Leggevo mentre parlavo con voi, vi ricordo sempre notizie aggiornate alle ore 18.50 del 14 marzo 2020, che è la data in cui sto registrando questo podcast, situazione critica in Spagna. Un neonato positivo a Londra, la madre infetta. Raddoppia il numero di morti in Gran Bretagna. A Wuhan, che è stato il centro dell'epidemia, solo 4 nuovi casi. E nel frattempo anche Donald Trump è stato costretto a fare il test, il cosiddetto tampone, per capire se la situazione, insomma, fosse malauguratamente positiva anche per lui. E nel frattempo mi accorgo che la gente tenta di sopravvivere, mi accorgo che le persone tentano in qualche maniera di andare avanti nonostante tutto, nonostante tutti, tentano in qualche maniera di superare la paura. È anche vero il fatto che non è facile, ma come si supera la paura di questo momento?
come è possibile in qualche maniera psicologicamente superare un momento così difficile. Ebbene, voi lo sapete, io faccio ben altro mestiere, però da grande amante, anche insomma per avere un po' studiato la materia, posso dire che psicologicamente è chiaro che c'è una grande pressione in questo momento, una pressione che è assolutamente deleteria per la nostra salute, è inutile prenderci in giro. Chiaramente è logico che molto di questo stress va ad indebolirci, va a sottrarre forze importanti a quella che può essere la nostra produttività, questa routine giornaliera che è sempre la stessa, questo passare dalla sala da pranzo alla cucina, dalla cucina al bagno, dal bagno alla camera da letto, dalla camera da letto alla sala da pranzo, chiaramente mette a dura prova il nostro sistema, la nostra psiche. Credo che molto debba partire da una consapevolezza, nel senso che è una situazione a cui nessuno di noi può dare un contributo per cambiarla. Certo, nel nostro piccolo possiamo fare tanto affinché la situazione migliori, questo senza ombra di dubbio, però diciamo anche che la situazione è quella che è. Non possiamo sicuramente fare i miracoli, ma qualcosa possiamo fare, e la chiave di volta del non impazzire in quarantena è tenerci impegnati. Più che altro forse tenere impegnata la mente, partendo, ripeto, dalla consapevolezza che deve passare, iniziando da un'ottica diversa nell'affrontare la quarantena. Pensiamola diversamente, pensiamola come delle ferie forzate. Un mio amico mi faceva ieri sera riflettere, Edoardo, che saluto, mi faceva riflettere telefonicamente dicendo: sai come sto affrontando io la quarantena? La sto affrontando pensando che sono delle vere e proprie ferie. D'altronde, quante volte ti ho espresso, riferendosi ovviamente a me, quante volte ti ho espresso la mia voglia, la mia necessità di staccare la spina, la mia voglia di fare un po' più tardi al mattino, di stare in pigiama, di starmi a guardare Netflix tutto il giorno? Bene, ora ne ho la possibilità. Faccio la spesa, una grande spesa, metto tutto dentro, e mi affaccio un po' al balcone, guardo fuori, guardo un film, scrivo, leggo. Vedete, credo che sia proprio questa la chiave di interpretazione della quarantena. Anzitutto, la chiave di interpretazione principale è quella della salute, nel senso che con la salute non si scherza, e su questo credo che siamo tutti d'accordo e siamo tutti concordi sul fatto che è una misura assolutamente necessaria. Piuttosto, il mio consiglio, nel mio piccolo, che vi posso dare è quello di non focalizzare costantemente l'attenzione sul problema. Attualmente siamo bombardati dalle notizie, siamo bombardati dagli aggiornamenti costanti, TV, radio, internet, SMS, WhatsApp, spesso anche con bufale anche non indifferenti, Telegram, aggiornamenti in tempo reale. Sì, è importante, ma è anche importante non esaurire le proprie risorse mentali. Cercate di avere degli hobby, di coltivare degli hobby. Siete degli universitari, seguite le lezioni, continuate a seguirle, ormai tutte le università si stanno attrezzando. Siete dei musicisti come me, suonate, componete e passate del tempo, ma potete fare tante altre cose. Mettete una bella sedia in balcone, guardate fuori, dipingete se sapete dipingere, leggete un buon libro, giocate con qualche gioco al cellulare e approfittatene per recuperare il sonno perduto. Oppure, come mi sta capitando in questi giorni, un po' come non mi era capitato prima, fate delle videochiamate di gruppo. Non volete assolutamente installare Skype perché vi sembra troppo difficile, Google Duo, va bene. WhatsApp, quattro persone, chiamate quattro amici che probabilmente come voi saranno assolutamente, si può dire, scoglionati, vabbè, l'ho detto, saranno un po' scoglionatelli come siamo tutti in questo momento,
e parlate, sorridete, raccontate. Io sono rimasto particolarmente sorpreso dal potere terapeutico della videochiamata di gruppo. Ci facciamo spesso grandi risate con i nostri amici, battute divertenti sul fatto che siamo tutti in pigiama, che siamo sclerati, addirittura alle volte suoniamo in diretta attraverso WhatsApp. Lo trovo assolutamente, assolutamente utile per passare delle ore e così poter ingannare il tempo, ma soprattutto, cosa più importante ancora, piuttosto che ingannare il tempo, dobbiamo pensare a ingannare, non voglio dire ingannare la mente perché non mi piace come parola, ma sicuramente dobbiamo tenere a freno i nostri pensieri. Mi raccomando, occhio, respiriamo, manteniamo la calma e niente panico, semplicemente perché il panico andrebbe solo ad aggravare una situazione che è già grave di per sé. Ricordatevi, respirate, rilassatevi, meditate. Concentratevi sulla respirazione, mantenete un costante ritmo del respiro, rilassate i vostri muscoli, rilassate i vostri pensieri, buttateli via e pensate che la quarantena può anche essere una grande occasione, un'occasione per riprendere le forze, un'occasione per dedicarsi un po' agli hobby. Insomma, chiamatela resilienza se volete, la capacità di adattarsi ai problemi che la vita ci pone senza farli diventare dei macigni, piuttosto facendoli diventare delle importanti possibilità, possibilità di miglioramento, possibilità di crescita, il che francamente non mi sembra affatto una brutta cosa. Ancora un po' di musica. Bar Giomba. Ancora insieme, Bar Giomba, speciale cronache dalla quarantena. Insomma, come vedete, alla fine si può sfruttare, se vogliamo, il potere di questa quarantena, questo stare forzatamente in casa, così anche per qualcosa di diverso, per qualcosa di un po' più particolare. Ad esempio, una tra le cose, infatti mi viene da sorridere, anche se onestamente c'è veramente ben poco da sorridere, mi viene da sorridere pensando al fatto che alla fine di tutto questo probabilmente ci ritroveremo, non so, tutti ad avere non so quanti chili in più.
Però diciamo sicuramente un po' di sport, un po' di moto ci potrà logicamente aiutare. Però mi viene un po' da sorridere quando leggo su Instagram un po' tutte le stories, così i post degli amici e delle amiche che dicono dieta straferrea dopo la quarantena. Sì, va bene, ci può anche stare, però dai, in questo momento credo che sia più giusto anche, e lo dico veramente senza retorica, anche un po' coccolarsi. Direi che in questo momento ci può anche stare quello sgarro, certo, logicamente senza esagerare, nei limiti dell'umano e non del disumano. Però dai, ci può anche stare. Io ad esempio oggi ho preparato una torta spettacolare con i chicchi di cioccolato. Una cosa, guardate, la fine del mondo si può dire. Ma sì, ma buona. È una coccola, è una carezza se vogliamo, visto che attualmente di carezze non possiamo permettercene, di coccole non possiamo permettercene. Soprattutto dovremmo ricordarci, e questa è una cosa... E alla quale veramente vorrei spingere, vorrei che la gente fosse spinta alla riflessione, che la quarantena non è una forzatura voluta da chi ci vuole male, una forzatura obbligata per farci impazzire. Guardate che la quarantena è un aiuto estremamente importante anche per coloro che ci possono rimanere secchi col coronavirus. Pensiamo ai nostri cari, alle persone più grandi di età, e penso alle zie, penso alle nonne, penso anche a chi ha dei genitori che hanno un'età più, tra virgolette, avanzata. Ricordatevi che al momento l'identikit della vittima, tra virgolette, preferita da parte del Covid, da parte del coronavirus, è la persona che ha 81 anni e delle patologie pregresse. Veramente la fascia è tra 80 e 89, quindi capite che comunque è una fascia molto avanzata. Però dobbiamo pensare alla popolazione nazionale che ha un'età avanzata. E credo anche che questo vada vista, che questa nota vada vista anche come spiegazione del perché siamo il secondo paese per numero di contagi, dopo la Cina, che è stato il punto di partenza della problematica. Probabilmente perché l'Italia... E a me duole dire e ripetere sempre questa frase sentita e risentita 100.000 una volta, ma non è un paese per giovani, e lo sappiamo bene. Sappiamo benissimo che l'età media in Italia è tra le più alte in assoluto. Sappiamo che logicamente non c'è affatto una popolazione giovane. Ecco, assolutamente, non direi proprio che la popolazione nazionale sia giovane, e questo potrebbe anche spiegare perché tutto questo sta accadendo in Italia. Mentre vi parlo, vi ricordo sempre notizia aggiornata alle ore 19.05 di sabato 14 marzo 2020, e mentre logicamente vi sto parlando, mentre sto registrando questo podcast, posti occupati a Bergamo, due pazienti gravi portati a Palermo, quindi in questo momento due pazienti gravi affetti da coronavirus, entrambi in grave condizione, sono stati trasferiti da Bergamo a Palermo presso l'ospedale civico. Quindi una situazione sicuramente così, sicuramente sui generis, che ci dà molto, molto da riflettere. Sale il numero dei guariti. I guariti salgono a 4. Però è chiaro che nel frattempo le preoccupazioni non stanno assolutamente mancando, nella maniera più assoluta. Le preoccupazioni non mancano,
ma dobbiamo mantenere i nervi saldi. Io lo ripeto e ci tengo a sottolineare questa cosa. Ci tengo perché è veramente importante che si mantengano i nervi saldi in questo momento. È veramente importante che non si vada nel panico. È importante mantenere una linea di pensiero. E quella linea di pensiero, lo ripeto a dire, è quella del fatto che possiamo cambiare le cose fino ad un certo punto, semplicemente stando in casa, semplicemente ricordandoci che forse è la cosa migliore che in questo momento possiamo fare, e lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo anche alle persone più anziane, alle persone che probabilmente potrebbero davvero rischiare la salute. E credo che questo si chiami in un modo specifico, si chiami rispetto verso l'altro. Non dimentichiamolo. Bar Giomba. Anche dalla quarantena speciale Bar Giomba, ancora insieme dal vostro Giomba, un caldo saluto. Questo è il mio marchio di fabbrica, il mio saluto che vi rivolgo sempre e da sempre nelle mie trasmissioni, siano esse radiofoniche, siano esse in podcast. Prima di salutarci, vorrei consigliarvi dei testi utili per affrontare questa quarantena. E per chi, diciamo, ha il gusto della lettura, magari non tutti amano la lettura, però dico, per chi ha questo interesse, questo bel passatempo, vi voglio consigliare tre testi che mi sembrano davvero interessanti. Il primo si chiama Smetto Semplice, il sistema definitivo che ti aiuta a smettere di fumare senza lottare, di Fabio Bernardi. Perché non sfruttare la quarantena per porsi un obiettivo importante? Smettere di fumare. Sfido chiunque mi stia ascoltando in questo momento e chiunque stia ascoltando questo podcast in questo istante. Quanti tra di voi vorrebbero smettere di fumare? So che siete in tanti.
quanti tra di voi, sì, domani, sì, vabbè, ma sì, vorrei, ma non riesco, sì, ma niente scuse. Questo libro, io parlo da non fumatore, sottolineo, questo libro io ho avuto modo di leggerlo, mi è capitato, e lo ripeto, l'ho letto da non fumatore, ma davvero mi è piaciuto. L'autore è Fabio Bernardi, un ex fumatore, uno psicoterapeuta cognitivo comportamentale group trainer per il trattamento del tabagismo. Ha insegnato come professore a contratto presso l'Università di Palermo e possiede un background ventennale nel campo della psicologia applicata. Naturalmente mi è piaciuto di questo libro che un ex fumatore e professionista nell'ambito psicologico abbia scritto un libro per smettere di fumare e per così, insomma, aiutare coloro che vogliono raggiungere questo obiettivo a riuscire nel loro intento, nel loro importante intento, attenzione, perché si tratta di una questione, lo ripeto come sempre, di salute, quindi una questione sulla quale non dovremmo assolutamente scherzare. E ovviamente lo trovate su Amazon. Le indagini dei fratelli Corsaro di Salvo Toscano, che saluto, Salvo è un amico, ma è conosciuto essendo giornalista per Live Sicilia, questo bel episodio della saga dei fratelli Corsaro. Un uomo viene scarcerato dopo un periodo di ingiusta detenzione. Fabrizio Corsaro, cronista di Nera, lo contatta per fargli raccontare la vicenda in un'intervista, ma quando si presenta all'appuntamento trova l'uomo assassinato. Non voglio aggiungervi altro perché chiaramente non vi voglio spoilerare troppo. Un bel libro per chi è un amante del genere, un bel libro anche per chi non lo è. E per appassionarsi alla saga dei fratelli Corsaro, poi Salvo comunque, lo ripeto, non lo dico per captatio benevolenze, ma lo dico semplicemente perché è la verità. È davvero uno scrittore veramente bravo e meritevole. E comunque, a parte tutto, ve lo consiglio perché il libro merita, a prescindere dal fatto che lo abbia scritto Salvo Toscano, che è comunque un amico e che saluto chiaramente. Lo trovate online, ebook e copertina rigida. E poi L'inverno più nero di Carlo Lucarelli. Anche qui siamo nell'ambientazione, oserei dire quasi noir, no? Nel tipico Lucarelli style. Vi ricordate? Mi viene da sorridere. Vi ricordate la fantastica imitazione di Fabio De Luigi a Mai dire gol di Carlo Lucarelli? Qualcosa di spettacolare, assolutamente. Per risolvere un caso, De Luca è disposto a tutto, perfino a vendere l'anima al diavolo. Questa volta però ha l'occasione di fare la cosa giusta nel modo giusto. Siamo nel 44 e Bologna sta vivendo il suo inverno più nero, eccetera, eccetera. Non vi voglio neanche qui spoilerare nulla, anche perché sennò poi che gusto c'è. Non mi pare assolutamente il caso. Io vi voglio ringraziare per l'affetto con cui mi avete seguito fino a qui. Io vi do come sempre appuntamento al Bar Giomba. Mi potete ascoltare su Spotify o dal mio blog, che vi ricordo essere uno tra i blog, mi dicono il blog più antico d'Italia, ma se non è il blog più antico d'Italia vi posso assicurare che è sicuramente quello che viene aggiornato da più tempo, 365 giorni l'anno dal 4 maggio 2004. Ma credo davvero che siamo di fronte a forse il blog più antico d'Italia, www.ilgiomba.it. Seguitemi anche sul mio profilo Twitter, cercate Il Giomba, ILGOMBA, e mi trovate, cliccate un bel follow, ma anche mi trovate su Instagram, insomma andate su ilgiomba.it, troverete i miei social e mi potrete seguire e restare aggiornati anche sui miei podcast, che vi ripeto potete anche ascoltare direttamente dal mio blog. Grazie, io nel mio piccolo spero di essere riuscito a darvi un po' di compagnia. Non dico molto, ma così anche per così per
per allontanare la mente, anche per anche per non pensare, anche per non pensare sempre, sempre, sempre alle stesse cose. Io nel mio piccolo continuerò costantemente a tenervi compagnia attraverso i miei podcast, quindi rimanete sintonizzati. Se andate su Spotify mettete un bel follow, mettete un like o alla mia pagina Facebook o al mio profilo Twitter o su Instagram, insomma, in maniera tale da rimanere sempre aggiornati e non perdere i miei appuntamenti con il Bar Giomba. Un caldo saluto a tutti voi e speriamo che ben presto questa emergenza rientri per tornare alle nostre vite. Appuntamento logicamente al Bar Giomba. Dal vostro caro Giomba, un caldo saluto a tutti voi. Ciao! Bar Giomba.